Ringraziamo Luca Durante, ringraziamo anche Liseo Panico, il secondo grande sponsor di Più che Vincitori. Se avete bisogno di ristrutturazioni, un lavoro fatto bene a casa, lui è un fratello ed è un vero professionista. Ma adesso entriamo nella fase finale, abbiamo sentito una bella testimonianza di Luca, ma vogliamo sentire anche quello che Dio ha fatto nella vita di giovani, questi giovani che giocano o che sono amici di quelli che giocano. Voglio presentarla ancora la Dunamis con Aldo Bellezza, ma che passa, cede il microfono per a Giuseppe, che viene dalla lontana Germania per tifare Dunamis, va bene? Perché anche tu volevi condividere brevemente che cosa Gesù fa di differente nella vita di un ragazzo normale. Tu cosa hai da dirci? Sì, praticamente da me è stato così, che anch'io sono nato in una famiglia cristiana, ovviamente all'inizio anche io ho conosciuto Gesù, ho avuto anche delle bellissime esperienze con Dio, però poi è arrivato un periodo della mia vita che un pochettino volevo fare da me, volevo fare un pochettino con le mie forze, volevo essere come tutti gli altri giovani, uscire fuori, andare in festa, uscire con altri, conoscere anche ragazze. Tipicamente. Tipicamente giovani. E io proprio ho visto che quando ero fuori, quando ero in questa festa, lì c'era gioia, volevo io trovare gioia in questi posti qua, in questi luoghi qua. Però quando io tornavo a casa, io un'altra volta mi tornavo, cioè mi sentivo vuoto, mi sentivo sporco, mi sentivo senza senso. Ho detto, ma qui passa, questa gioia è una gioia che passa, è un, diciamo, un amore che passa. E provando un pochettino con le mie forze, vedevo che non andavo tanto bene. Ho cercato di andare in feste, ho cercato di andare in pub. Come fanno un po' tutti i giovani. Come fanno tutti quanti come fanno tutti quanti i giovani. Però, tornando a casa, passa. Cioè, è una gioia che passa. Mi sentivo più sporco di prima, più vuoto di prima e senza senso. Fino a quando ho detto, padre, ok, voglio dare a te. Ora farai tu. Io mi arrendo a te e voglio proprio vedere che cosa succede. Ho detto, fai tu, Signore, opera tu nella mia vita. Perché fin quando noi non ne diciamo, invitiamo allo Spirito Santo, dice, ok, fai tu. Ma quando io veramente ho detto lì, ok, fai tu, lì è entrato una gioia, un amore pazzesco, che proprio non potevo io anche spiegare agli altri. E non c'era più di bisogno di andare oppure cercare, perché era dentro di me. Era già dentro di te. Era dentro di me, era una gioia che avevo dentro di me, e ovunque io andavo sentivo l'amore di Dio. Ero io in macchina, all'improvviso sentivo un amore così forte che mi commuoveva. Dicevo, ma tu sei qua. E una voce dolce che diceva, figlio mio, io sono con te. Io non ti lascio e non ti abbandonerò mai. Ed è l'amore di un padre che può avere per un figlio. Ogni volta quando lo dico mi commuovo sempre. E veramente io voglio anche incoraggiare ogni giovane che, andando in questi posti qua, uno cerca la gioia ovunque, cerca la vita magari in altri posti, gioia in una persona, ma la vera vita ce l'ha solamente Gesù Cristo. Amen. La vera gioia ce l'ha Lui. Amen. Vedete ragazzi, a volte noi abbiamo, non è che non crediamo in Dio, però quello che vorremmo comunicare è che solo quando lo inviti nel tuo cuore le cose cambiano. Dio non è che ci vuole infelici, vuole dire non fare quello, non fare, no, non è questo. È proprio quando tu gli permetti di essere Lui a svelarti qual è quella vera felicità, quella che quando torni a casa non ti lascia il vuoto, non ti lascia il senso di colpa. Sapete, la coscienza Dio ce l'ha data anche per questo, e parla a chiunque. Io vorrei che anche tu, Rodrigo, un difensore che non mi ha fatto fare neanche un tiro in porta. Ah, no, tu non c'eri nella partita. C'eri? Ah, c'ero, ok, scusami, perché eri proprio tu allora. Sì. Ma a parte il calcio, anche tu hai una storia simile, diversa, ma che ci racconta la stessa cosa. Vuoi raccontarci brevemente anche tu chi è Gesù per te e cosa ha fatto? Sì, per me, voglio da prima ricordare, come tutti hanno detto, come ha detto Aldo qua, sono un africano e lì in Africa la parola di Dio si conosce cantando, tante gioia, con canti.